Dennis Lehane è un grande scrittore americano di thriller psicologici. Questa è la copertina del suo ultimo libro. Ebbene, sicuramente avrete visto qualcuno dei film tratti dai suoi libri. Mystic River, per esempio, con la regia di Clint Eastwood, Shutter Island, con un grande Leonardo DiCaprio e la regia di Martin Scorsese, Gone Baby Gone, con la regia di Ben Affleck e tanti altri. È uno scrittore che io amo moltissimo, ho amato anche questo ultimo romanzo appena uscito, Ogni nostra caduta, pubblicato da Longanesi. È un libro pieno di colpi di scena, è una storia che ribalta continuamente la vicenda e una protagonista indimenticabile. Si chiama Rachel Childs e la madre Elizabeth è una donna autoritaria, volitiva, che rifiuta di rivelarle il nome del padre, l'uomo che le ha lasciate quando Rachel aveva soltanto 3 anni. Finalmente Elizabeth, la madre, decide di svelare il suo segreto a Rachel, ma ormai è troppo tardi. E quell'uomo che spingeva la bambina, che spingeva Rachel sull'altalena in uno dei suoi pochissimi ricordi, è veramente suo padre? E se non lui, chi? Rachel diventa una giornalista televisiva di successo e non smette di cercare il padre, finché durante un reportage ad Haiti, travolta dal terremoto del 2010, non comincia a soffrire di attacchi di panico. Fa una pessima figura davanti alle telecamere. A questo punto la sua vita cambia, viene licenziata. L'ansia le impedisce di uscire di casa, il video che riprende il suo cedimento diventa virale. Il coprotagonista Brian è un investigatore privato, o forse un uomo d'affari, o forse qualcos'altro. È comunque l'uomo di cui Rachel si innamora e che l'aiuta a guarire dal panico, l'uomo a cui lei spara nella prima pagina del libro. Lo stile è scorrevole, sensuale, suggestivo. La profonda analisi psicologica ci fa entrare nella mente di Rachel per soffrire con lei, per commuoverci, per condividere il suo mutevole stato d'anima. Le descrizioni sono realistiche e molto raffinate, ci vedono percorrere Boston sotto la pioggia, anche noi alla ricerca della verità.